Buongiorno, benvenuti. Questa è la primissimissimissima puntata di Volevo fare il cantastorie. Non sto a ripetere di che cosa si tratti questo programma, di che cosa tratti questo programma, perché ci sarà una puntata pilota, se non l'avete ascoltata correte ad ascoltarla, nella quale vi spiego qual è la mia idea del cantastorie, chi sono i cantastorie che comporranno con me queste puntate, quindi le persone, gli artisti che andrò ad intervistare, che faranno quattro chiacchiere con me. E questa sera, questa mattina, non ho idea a che ora voi ascolterete questo programma. C'è qui con me Edoardo Camponeschi. Questa volta non me l'ho detto giusto, vero Edo? Questa volta sì. Buonasera, buongiorno o buon pomeriggio, come diceva Truman in Truman Show. Giusto, mamma mia, meraviglioso film, bellissimo. Giusto ieri, tra l'altro, ho visto un pezzettino di The Truman Show, non ricordo cosa stessi guardando e c'era un pezzettino di The Truman Show. Mi sono emozionata solo in quei 4 secondi, figurati. Ah beh, no, ma infatti è un filmone. È stupendo. Edoardo è una voce narrante, ma non solo, è un attore, possiamo dirlo, no? Sì. Un viaggiatore. Soprattutto, e come me è un cantastorie. Vuoi presentarti, raccontarci tu qualcosina di te, Edo? Sì, volentieri. Allora, appunto, come ha detto Vale, sono un attore di Roma, sempre vissuto qui a Roma. Ho iniziato la mia carriera, diciamo, recitativa sul palco all'età di 16 anni, preso come tutti più o meno a quell'età da una confusione cosmica riguardo il cosa voler fare da grande. E mi era capitata la possibilità di iscrivermi ad un corso di recitazione che effettivamente poi, non lo dico con il dramma o con appunto questo senso pittoresco che magari coinvolge molti altri nostri colleghi, però lo dico per davvero, mi ha cambiato la vita, ma non nel senso ha cambiato il mio modo di vedere le cose, mi ha cambiato la vita perché io avevo intenzione di fare tutt'altro nella mia esistenza quando avevo 16 anni e invece adesso... dopo tutta una serie di scelte e incontri fortuiti, ad esempio, mi ritrovo qui nel mio studio a parlare con te, Vale, quindi posso dirlo veramente chiaramente. Puoi dirlo, certo. Un'esperienza che ha segnato veramente, che ha dato una svolta fortissima alla mia vita. Appunto ad oggi, oltre a fare l'attore di teatro un po' meno rispetto a prima, faccio principalmente il narratore di audiolibri, presto la mia voce alla narrazione di qualsiasi tipo di testo che mi capiti sotto mano. Ok, penso, infatti, che come introduzione possa andare bene. Sì, può andare bene, può andare benissimo. E infatti tu hai anche una casa editrice indipendente di audiolibri, giusto? Un'etichetta di produzione. Un'etichetta di audiolibri, di produzione, sì. Scusami. Una casa editrice un po' più complessa e ancora non ci sono arrivato. Però sì, io ho fondato nel 2011, fine 2011, Menestrandis, che adesso appunto è diventata Menestrandis Audiolibri, nata come un canale YouTube che tuttora è in piedi, adesso è proprio una piccola etichetta indipendente di produzione di audiolibri. Personalmente io qui, senza contare l'attività su YouTube, ne ho narrati, credo, e prodotti una 60. Ce ne sono almeno altri 20, credo, narrati da... No, di più, forse di più, vabbè. Comunque forse un centinaio in totale, narrati o da me o da altre persone che sono venute qui nel mio studio, oppure anche al di fuori come te, Vale. Mi hai aiutato in passato. Sì. Beh, insomma, quindi sei un professionista del settore oltre che un appassionato. Possiamo definirmi in questo modo, sì. No, non ami questa parola? Non amo questa parola perché, sai, molte persone tendono ad appropriarsene in maniera non del tutto corretta. Se la prendiamo proprio con il suo significato proprio da dizionario, ossia professionista inteso come qualcuno che si guadagna da vivere con la propria attività, allora sì, diciamo okay. Sì. Però sai, non mi piace dire sì, beh, io sono un professionista. È un termine che secondo me è un po' pieno di magari di arroganza a volte, ma questo sono io, quindi. Però sì, sì. Mi fermo qua se non parto. Va bene. Dunque, tu hai
Hai già avuto piacere oppure no di essere in qualche modo un po' intervistato da me in una live che abbiamo fatto su YouTube? Sì. Proprio sullo stampo di quest'idea che avevo di creare una rubrica per parlare con altri cantastorie, come mi piace definirvi. Quindi sì. non ti ripeterò le stesse domande, sai già più o meno da dove arriviamo, da quali concetti arriviamo, e quindi ti chiederei la domanda, anzi ti farei la domanda che vorrò fare un po' a tutti, quindi la prima domanda sarà uguale per tutti, dopodiché ci saranno delle domande pensate appositamente, solo ed esclusivamente per te. Bene. La prima domanda è questa, che è iconica per me. Cosa significa per te raccontare? È una domanda estremamente interessante questa, perché capisco anche il motivo per il quale tu voglia poi farla anche a tutti gli altri, perché è una domanda molto personale, che ti porterà a risposte molto, molto variegate. Sì. Onestamente per me raccontare può essere definito come veramente una parte integrante della mia esistenza, quasi un bisogno. E, come appunto come abbiamo già accennato alla live in cui ci siamo fatti quella chiacchierata, per me la lettura è sempre stata un po' una fuga, un interiorizzare anche, secondo me, un andare a chiudersi all'interno di noi stessi, appunto, per evitare il mondo che ci circonda spesso, almeno per me è stato così. Quindi, appunto, continuerò a parlare sempre in prima persona, per quanto io tenda a fare il contrario, perché in questo caso sto parlando effettivamente di me. Quindi per me, ad esempio, la lettura, non ad alta voce, quindi non un raccontare, ma solo la lettura, era un chiudermi in un guscio, no? Mm-hmm. Far finta, non far finta, perché era fin troppo vero, ignorare tutto quello che mi succedeva intorno e andarmi a chiudere completamente nella lettura di un libro, qualsiasi libro. Raccontare per me invece adesso è diventato un cercare di esteriorizzare quest'interiorità. Wow. Vero? È un per me rimane sempre una fuga la lettura, ma allo stesso modo la sto portando fuori, veramente la sto proiettando verso il mondo, cercando di non isolarmi più, ma di usare comunque questo esercizio di lettura come fuga, diciamo, ma allo stesso tempo aprendomi al mondo e mettendo, insomma, me stesso, parti di me, all'interno di questa lettura e spingerla fuori nel mondo. Quindi immagino sia comunque sempre una fuga il raccontare, però non è più una fuga verso l'interno, ma è quasi una fuga verso l'esterno. Non so se mi so spiegare benissimo. Sì, no, ti sei spiegato benissimo, assolutamente. Tra l'altro mi hai fatto venire in mente l'immagine di un, diciamo, di un seme, no? Che sì. Raccoglie sotto la terra, protetto, al sicuro, raccoglie le energie per mettere le radici e poi finalmente spuntare fuori dalla terra. Laddove le tue sì. radici comunque sono ancora libelle, al caldo, al sicuro, protette, sono la parte più consistente di te, ma adesso c'è anche un fusto, un tronco, dipende da quale sia il tuo percorso e dove ti senti nel tuo percorso di vita. Ma mi richiami molto questa immagine. Sì, mi immaginavo anch'io un po' uno sbocciare in questo, quindi sì, ci hai preso. Che poi penso sia anche poi un movimento naturale delle persone artistiche, e mi permetto di dire, sempre mio personalissimo punto di vista, delle persone sensibili, che poi sono quasi equivalenti per come la vedo io. Sensibilità e arte vanno un po' a braccetto, no, quindi sì. Interiorizzi, prepari e poi quando ti senti pronto lo porti fuori al mondo. Sì, esattamente. Okay. Sono d'accordo. Bene, allora, sostituirsi all'inchiostro. Quanto è difficile riuscire a non farsi coinvolgere, quindi a non entrare nella storia, quando la storia stessa o magari semplicemente uno dei personaggi che la compongono ti risuonano in qualche modo? Può essere effettivamente una cosa abbastanza complicata da gestire. Onestamente
Nel mio caso non ho mai avuto particolari difficoltà in fase di lettura, sempre per questa capacità che ho di estraniarmi dal mondo e a volte anche dalle cose stesse che leggo. Penso a te. Quando io narro un romanzo, o insomma una qualsiasi cosa, entro in una sorta di stato mentale, non dico simile ad una trance, ma quasi, perché vado, cioè come se andassi col pilota automatico. Il testo mi passa attraverso gli occhi e mi riesce dalla bocca. E spesso non mi rendo conto di quello che ho detto o di come l'ho detto finché non prendo una pausa, mi fermo un attimo per respirare e dico «Oh, aspetta un secondo». Cioè, ed effettivamente in quel momento poi mi colpisce quanto ho letto. Pensate. Lì per lì, sul momento, quasi per niente. Non so se ora questo sia, insomma, frutto di una sorta di condizionamento dovuto alla frequenza con la quale appunto faccio questo lavoro, perché mi capita di leggere in un giorno magari 4 o 5 libri diversi, e, specie poi in contesti lavorativi dove l'efficienza è fondamentale in termini proprio di produzione, spesso magari non ti accorgi di quello che stai leggendo, anche magari fino a qualche giorno dopo, perché non ti accorgi magari di stare assorbendo varie informazioni o vari passaggi, tutte queste parole, però effettivamente lo stai facendo, cioè stanno passando attraverso di te e attraverso te prendono forma e prendono voce. Però magari, sai, in un contesto appunto lavorativo o professionale, se vogliamo utilizzare il termine odioso di prima, non è la stessa cosa del magari leggere in poltrona o sulla spiaggia o in un bosco dove tutta la tua attenzione è assolutamente focalizzata su quello che stai leggendo. So che può sembrare un po' un controsenso e magari qualcuno mi potrà dire «Ma come, tu narri i libri e non ti rendi conto di quello che stai leggendo?» Sì, perché come dicevo prima, da parte mia c'è un abbandono totale. Non è raro, ad esempio, a volte per me almeno di pensare ad altro mentre sto leggendo un libro. È come se, non lo so, io sono un canale, mi sento veramente un canale, un qualcosa di attraverso cui la lettura, non so, fluisce, passa verso di me, attraverso di me e per arrivare poi altrove. Quindi è una domanda per me un po' particolare. Non lo so, è come quasi se tu andassi a chiedere ad una lampadina tipo cosa ti senti quando sei accesa e illumini il mondo. Non lo so, sta solo facendo quello per cui è nata, credo. E più tardi, sì, insomma, magari delle cose mi colpiscono e anzi me le vado a ricercare. Mi capita spesso appunto nei miei turni di registrazione poi di fermarmi o di mettere un segno magari, tornare indietro e fare una foto ad una determinata pagina per poi tornarci dopo. Però lì per lì, sul momento, non noto moltissimo questa difficoltà nel cercare di estraniarmi dal libro, forse perché sono già estraniato da tutto il resto del mondo io. Beh, quindi sì, si diventa quasi, quasi mistico, mi viene da dire, lo stato in cui riversi quando leggi, direi. Sì, praticamente per me sì. A scuola con Edo. Hai mai letto per i bambini? E se no, ti piacerebbe farlo? E ovviamente se l'hai fatto, oppure se non l'hai fatto, è una domanda che magari ci porta in un campo di esplorazione e di immaginazione. Ma cosa cambia dalla lettura per gli adulti nel rapporto diretto? Quindi leggere direttamente ad un adulto o leggere direttamente ad un bambino? Mi è capitato di farlo qualche anno fa, diversi anni fa ormai in realtà, proprio quasi agli inizi della mia carriera di lettore, perché sono stato invitato, in realtà no, ora che ci penso l'ho fatto anche qualche mese fa, ma sempre nello stesso contesto, sono stato invitato nella classe della mia sorellina piccola, che appunto oggi ha 12 anni, all'epoca ne aveva 6 o 7, insomma, quando ho fatto questa cosa, a leggere delle storie a questi bambini. E ripeto, mi è capitato di nuovo, se vogliamo chiamarli bambini a 12 anni, secondo me lo sono, magari secondo loro no, però non importa.
Ci sono delle fondamentali differenze che ho avuto anche modo di affrontare di recente, perché la mia ragazza ora sta seguendo un corso di lettura espressiva di fiabe, appunto. Wow. per bambini. E la differenza sostanziale, secondo me, nasce proprio dalla capacità di attenzione, o dalla differenza di capacità di attenzione che corre tra un adulto e un bambino. E anche perché magari un adulto sceglie volontariamente di ascoltare una storia, sceglie volontariamente magari di andare su YouTube e ascoltare uno dei nostri audiolibri o di comprarne uno. Forse per un bambino questa cosa è un po' più passiva, diciamo, almeno lo è stato nel mio caso, nel senso, io sono andato in queste classi e questi bambini hanno detto: adesso voi state seduti buoni qui e ascoltate questo folle che vi racconta delle storie. E il ragazzino può dire: va bene, ok, ti ascolto, ma mi devi tenere, devi essere in grado di tenere la mia attenzione. Quindi la lettura per bambini è molto più espressiva rispetto a una lettura di un romanzo o di un audiolibro destinato ad un pubblico adulto, perché appunto c'è bisogno di mantenere incollata l'attenzione di questi bambini. Quindi invece di leggere un passaggio tipo "l'uomo si incamminò nel bosco ed incontrò una tigre", così come può essere una narrazione, diciamo, un po' più neutra relativa ad un audiolibro, per una fiaba per bambini, un racconto per bambini o una lettura appunto destinata a dei bambini, dovresti dire una cosa tipo "l'uomo si incamminò nel bosco e incontrò una tigre". Quindi è molto più musicale come lettura, è molto più interpretata, è molto più presa. Io non sono molto d'accordo con appunto questo corso che sta seguendo la mia ragazza, perché in realtà nascono, appunto, è una cosa simile a quella che hai detto tu, perché loro nascono dalla lettura di fiabe come, diciamo, punto di partenza per la lettura ad alta voce. Secondo me sono due cose estremamente diverse. Ed è come cercare di insegnare la commedia facendo studiare dei drammi, cioè partendo, certo, dai drammi. Ci sono sicuramente dei punti di contatto, però secondo me sono due attività molto molto diverse che richiedono molto molto di più. Spesso questo tipo di lettura può funzionare, perché magari se parliamo di un racconto per bambini o una fiaba, comunque è qualcosa di corto. Tu prova ad immaginare una lettura caricata di questo tipo per un romanzo che dura 10 ore. Dopo 5 minuti impazzisci. Sì. Comincia a diventare tipo... Esatto. Ti viene l'ansia proprio. E ci credo, ci credo. Bello, avrei voluto vederti leggere per i bambini, perché... una curiosità mia. Guarda, ti racconto appunto questa cosa al volo, l'ho rifatto qualche mese fa, appunto, mi ricordo, nell'inverno scorso. E niente, erano lì che mi ascoltavano, ma in realtà, e poi questa è stata una cosa divertentissima, in realtà mi ascoltavano perché credevano che io fossi famoso, perché amore, avevano scoperto e ti giuro, avevano scoperto il mio essere attore. E alla fine di tutta questa cosa si sono fiondati, prima uno ha detto: "mi puoi fare l'autografo?" E io sicuro, gli ho detto, sei sicuro? E lui: "sì sì". Allora gli ho fatto l'autografo, poi sono arrivati in 30. E la cosa divertente poi è che un mese dopo, 2 settimane dopo, ho trovato un commento sul mio Hobbit su YouTube, scritto da questo bambino che diceva: "il lettore è un compagno di classe di mia sorella, scusami, un compagno di... il lettore, scusami, è il fratello di una mia compagna di classe, Matilde". Quindi lui è andato addirittura a trovare il mio video dicendo tipo: "io l'ho conosciuto, cioè è il fratello di una mia amica". Quindi questa meraviglia è veramente unica. Che sì. È per questo magari è il bello appunto di leggere per bambini. Sono un pubblico molto difficile, perché li devi proprio tenere così per i capelli un altro po'. Però poi la soddisfazione che ti dà... Certo. Leggere per questo tipo di pubblico è veramente unica. Sì, credo anche un po' il coinvolgimento del bambino, ovviamente una volta agganciata l'attenzione dei bambini, il sì. coinvolgimento che hanno, il feedback immediato che ti danno, no? Nell'entusiasmarsi, nell'entrare in tensione nei punti chiave della storia, nelle risate, poi nel rilassamento che si crea quando invece la storia evolve positivamente, credo che sia una cosa, una prerogativa unica del bambino che ascolta. Sì,
Sai, noi essendo adulti siamo un po' colpiti da questo cinismo un po' inevitabile che ti viene un po' con la crescita, no? Sì. E ad esempio, leggendo ora La macchina del tempo, no? E che ho appena finito di registrare, appunto, dico: sì, vabbè, ok, adesso lui è in una situazione difficile, però vedrai che ne viene fuori. Mentre magari un bambino, soprattutto magari caricando un po' la lettura così, riesce a vedere che ti guarda con gli occhi sgranati e tipo: che cosa succederà adesso? Ed è una cosa che onestamente non ho mai visto, non ho mai più visto, appunto, nemmeno in teatro o anche in altre letture ad alta voce. Come ti seguono i bambini, non ti segue nessuno. Fatti se riesci appunto a conquistare la loro attenzione all'inizio, Certo, sempre ammesso che si riesca, però quello che arriva è tanta emozione di sicuro. Sì. Aeroplanini di carta. Allora, questa te l'ho proprio scelta. Si legge di viaggi, di luoghi e di posti. Quando poi ti capita di vederli, quei posti, ti tornano in mente le storie che hai letto a proposito ovviamente di quei posti. Ti sembra di esserci già stato? E se non ti è mai successa questa cosa, quanta magia può esserci nel viaggiare attraverso un libro e vedere il mondo e viaggiare per il mondo in questo modo? Guarda, mi è capitata la cosa inversa, mi è capitato il contrario di questo che tu mi chiedi, perché allora intanto leggendo i libri effettivamente ho viaggiato tantissimo. No? Ci sono degli autori che sono veramente in grado di trasportarti in quei mondi, certo, che possono essere mondi reali o mondi fittizi, insomma è indifferente, lì sta tutto alla bravura dell'autore. A me ad esempio personalmente non è mai capitato di leggere di un posto prima e visitarlo dopo, però mi è capitata la cosa opposta, e questo mi è capitato ad esempio... sono stato a Istanbul qualche anno fa e aveva, diciamo, già di per sé tutta un'aria mistica la città, cioè questo incontro tra Oriente e Occidente. È una città bellissima, io l'ho completamente adorata Istanbul e già aveva per me un certo valore. Poi mi è capitato di leggere un romanzo di Orhan Pamuk che si chiama A Strangeness in My Mind. E parla di un venditore di questo yogurt tipico turco che appunto di notte usciva per vendere il suo yogurt per le strade di Istanbul. E diciamo che le ho rivisitate, cioè il romanzo mi ha riportato alla mente cose che avevo già vissuto prima. E quindi non è stato un po' come dicevi tu, ossia leggerlo prima e vederle dopo e vedere se magari c'erano delle similitudini, anche perché comunque, sai, il romanzo era ambientato in anni diversi ovviamente rispetto a quelli in cui io avevo visitato la città, e parlava anche di zone della città un po' più nascoste e, che io chiaramente non avevo visitato, però ha avuto un effetto comunque molto molto forte su di me, e questo non so dirti se perché appunto se questo scaturisse dal fatto di aver già visitato la città e di averla adorata così tanto, forse perché l'autore è stato veramente così bravo a farmela rivivere, o forse era un vivere per la prima volta, non ti saprei dire. Però è come quando appunto mi è sembrato un po' un ritornarci però con una guida esperta. Perché ad esempio, no? Probabilmente a te sarà capitato, non so, di visitare Roma. Sì, io amo Roma tantissimo. Naturalmente, se tu ora tornassi a Roma e ti facessi da guida io, la vedresti con occhi diversi. Certo. Ti farei vedere delle cose che magari non hai visto le prime volte o che magari semplicemente non avevi notato, oppure sentirla descritta attraverso le mie parole o, insomma, le mie esperienze. Può cambiare un po', cioè non cambia necessariamente la tua visione di prima, ma la arricchisce, e questo è quello che è successo per me leggendo di Istanbul e di tutta la cultura turca dopo esserci già stato. Visto che a me piace tanto fare queste metafore e queste similitudini, è stato come
colorare un dipinto che avevo dipinto io, ma in bianco e nero. È stato come un andare a mettere tutti i vari colori e tutte varie sfumature che io prima non avevo colto. Bellissimo, sì. Bellissimo, sì. Io la vedo un po' come... Hai presente le cartine, le piantine delle città che puoi visualizzare in più modalità, quindi semplicemente con le strade, poi con i palazzi. Se adesso Google ci offre tantissime possibilità, puoi vedere la cartina geografica e basta, puoi vedere invece la conformazione territoriale in termini naturali, quindi le montagne. Non mi viene in mente il nome tecnico di questo tipo di cartina, ma esiste, ok? Sì, quindi, sì, sì. Ecco, quindi secondo me è uno stratificare una mappa, un'esperienza, no? Che tu hai già, certo, visto in un certo modo, poi aggiungi un altro livello perché la vivi in un altro modo. Ecco, il libro secondo me è una velina alternativa da sovrapporre alla mappa, che poi può, giusto, completarla più o meno, no? Giusto, vero. Quindi, sì, mi piace molto quello che mi hai detto, gli esempi che hai fatto, mi tornano molto. Sai che io sono una creatura metaforica, praticamente. Non faresti il narratore se così non fosse, no? No, infatti. Senti, legami di inchiostro. L'arte crea famiglie allargate di artisti, o perlomeno la mia visione romantica mi porta a credere questo, ok? E quindi vorrei chiederti questa cosa: quanto sono forti i legami che si creano attraverso le arti comuni, che possono essere la realizzazione di un progetto o di un'opera, quindi collaborazioni o piuttosto che ruoli nella vita artistica l'uno dell'altro? E di questi grandissimi legami che si creano magari in scena, cosa rimane quando poi cala il sipario? Allora, ti faccio intanto una piccola distinzione per quanto riguarda ad esempio le collaborazioni o i legami che nascono per quanto riguarda la narrazione. Mm-hmm. Avrai notato anche tu che narrare è un lavoro molto solitario. Sì, no? Sì, sì, decisamente. Spesso capita di fare delle collaborazioni, ma appunto ognuno magari le fa da casa sua, oppure mi è capitato di leggere dei libri a due voci e farle qui all'interno dello studio, ma non si crea, secondo me, molto, molto legame. Oppure si crea, come hai visto, come l'abbiamo creato noi, insomma abbiamo uno splendido gruppo, uno splendido network di amici narratori e ci sentiamo tutti i giorni, quindi chiaramente qualcosa si crea. Non è nulla in confronto però ai rapporti e ai legami che si creano, secondo me, in scena. Certo. Io ho avuto la fortuna di lavorare con lo stesso gruppo di persone per circa 10 anni e loro mi hanno accolto quando ero molto giovane, avevo 18 anni e la compagnia teatrale era veramente diventata una seconda famiglia. So che questa cosa può essere veramente molto smielata, però se ci pensi, no, noi provavamo... Ci credo. Provavamo una cosa tipo 8-10 ore al giorno per un paio di mesi e poi stavamo in scena un mese o anche più e poi ricominciavamo al termine di un altro spettacolo, quindi veramente io passavo più tempo con loro che con la mia vera famiglia. E praticamente quasi tutte le mie amicizie più forti, i miei legami più significativi, sono nati sul palcoscenico. Una persona con cui ho convissuto anni l'ho conosciuta in teatro. Domenica scorsa, proprio quando hanno cominciato un po' ad allentare queste misure restrittive della quarantena, finalmente ho rivisto dopo mesi due miei amici, anzi in realtà poi sono diventati anche 5, perché finalmente siamo riusciti a rivederci tutti insieme. La cosa divertente è che c'è un'enorme disparità, un'enorme differenza di età tra di noi, perché uno ha 50 anni, l'altra ne ha 42, io ne ho 32 e abbiamo incontrato poi altri che gli siamo andati a suonare proprio sotto casa, perché condividere uno spazio come quello del palcoscenico, anche pensando al dietro le quinte che è molto ristretto, e soprattutto si crea questa strana dualità praticamente, perché magari in scena interpretiamo qualcosa, ma poi al di fuori siamo noi.
E questo passare continuamente dal personaggio a noi stessi e far vedere una facciata a questi nostri colleghi e allo stesso tempo aprirsi completamente, magari dietro le quinte. Abbiamo parlato di tutto, tutti noi ne abbiamo passate diverse in questi 10 anni. Fai conto, nuovi fidanzamenti e separazioni e lutti, e vuoi o non vuoi, qualsiasi cosa ti succeda, se la sera hai spettacolo, tu ti devi presentare alle 7:30 a teatro. Certo. Non solo ti devi presentare alle 7:30 a teatro, ma devi indossare la maschera metaforica e divertire un pubblico. E questo richiede una grandissima forza d'animo, secondo me, che puoi avere solo se ti puoi permettere poi di crollare quando non sei in scena. E ti puoi permettere di crollare solo se hai accanto delle persone che sono in grado di supportarti, altrimenti sarebbe uno sforzo psicologico ed emotivo troppo grande, secondo me. Certo. Quindi questi miei pochi amici, questa manciata di amici che ho, che veramente si contano sulle dita di una mano, sono persone con le quali io ho condiviso tantissimo, che hanno visto praticamente tutte le sfaccettature della mia psiche e io le loro. E ad oggi veramente siamo, non ti dico inseparabili perché sarebbe veramente una menzogna, perché non è che ci sentiamo tutti i giorni, però le volte in cui ci vediamo cioè ci siamo guardati dentro, capito? E quindi non abbiamo più nulla da nascondere, non abbiamo segreti, possiamo sentirci anche dopo un anno e rimane comunque, il rapporto rimane invariato. Certo. Quindi assolutamente si creano questi fortissimi legami che secondo me sono unici a questo tipo di, appunto, di attività o di condivisione. Non riesco a pensare, in realtà, guarda, forse è una cosa un po' drastica, ma forse l'unica cosa che ci si può avvicinare, basandomi su esperienze non mie ma che ho sentito, è magari veramente il combattere insieme in guerra, che crea dei legami così forti. Un'altra cosa al momento non mi viene in mente, ma magari sono dei limiti miei, però effettivamente penso che le due cose siano quasi simili. Sicuramente credo che il vostro contesto di attori, e queste ovviamente sono idee mie, quindi correggimi se secondo te sto dicendo cose dissonanti, ma la professione dell'attore forse, così mi viene da pensare, che più di altre diciamo discipline artistiche, che possono essere la musica, la scrittura, eccetera eccetera, ma la professione dell'attore secondo me è quella che più in qualche modo ti espone e che quindi crea legami intimi, perché quando tu, credo, di nuovo correggimi mi raccomando, ma quando tu devi inscenare delle qualità dell'essere umano che sono magari poco risonanti con te nella vita di tutti i giorni, quindi quando devi fare magari una persona particolarmente stronza, particolarmente perfida o particolarmente addolorata, insomma quando devi vivere quelle condizioni estreme che un po' intimoriscono normalmente, quelle condizioni emotive che intimoriscono l'essere umano, tu devi tirare fuori delle risorse dentro di te, te le devi creare, o magari semplicemente le devi mostrare, devi alzare il volume di queste cose dentro di te. E questo, credo, ti esponga in maniera molto sincera e molto nuda, perché prendi proprio un sentimento allo stato puro, lo tiri fuori e lo mostri per quello che è. E per quanto non sia tuo, perché tu stai interpretando, c'è inevitabilmente qualcosa di tuo. Quindi credo che quello che dai, quello che mostri, sia una parte estremamente profonda e pura di te. Quindi mi viene da pensare appunto che i legami che si creano in questi ambienti siano estremamente intimi e preziosi. Sì. No. Se te ne rendi conto, se appunto ti rendi conto che la persona che hai di fronte è genuina, perché adesso con questa introduzione che ho fatto può sembrare quasi che io sia rimasto amico di tutti, ma in realtà sono passate decine di persone su quel palco e, come ti dicevo, si contano proprio sulle dita di una mano quelli con cui sono rimasto molto in rapporti molto stretti. E, perché per farti appunto un esempio, citando un po' delle tecniche recitative, io credo molto nella tecnica della memoria emotiva. Mm-hmm. Questo vuol dire, come hai detto tu, se io devo piangere o se devo ridere,
vado a scavare nella mia psiche e tiro fuori episodi che mi hanno fatto piangere o mi hanno fatto ridere. Questo cosa vuol dire? Che se tu magari vedi una persona come me, io tendo ad essere molto sulle mie e tendo ad essere molto chiuso in realtà, non sono una persona che mostra la sua emotività al mondo, non perché voglio mettermi a fare il duro o il figo, no? Che non mi vedrai mai piangere, cioè è proprio una cosa sulla quale anche sto lavorando, sto cercando di uscirne. Questo vuol dire che se io ti tiro fuori qualcosa e se tu sei convinta da questa mia reazione, se hai un minimo di sensibilità, come l'hanno appunto questi miei amici, ti rendi conto che sto andando a scavare e a tirare fuori qualcosa che mi suscita questo tipo di reazione, ma che nella vita reale nascondo, o che comunque magari nella vita reale non hai mai visto. Sai, se tu conosci magari una persona molto emotiva e la vedi sempre ridere o magari commuoversi di fronte ai film, rimani un po' meno sorpresa poi nel sì. vedere queste altre reazioni, anche, non so, magari in un contesto di scena, di palcoscenico. Quando invece magari ti ritrovi una persona, come sono anche queste persone che io ho conosciuto, tirarti fuori queste fortissime emozioni, no? E dici, certo. Da dove cazzo sono uscite fuori? Ti domandi. Poi ti rendi conto, devono aver vissuto qualcosa una volta che non solo gli ha insegnato a reagire in quel modo a livello emotivo, ma è stato anche talmente forte che poi non l'hanno mai più fatto vedere a nessuno. E quindi questo, chiaramente, ti porta a nutrire un nuovo rispetto verso queste persone. Certo, sì. Perché, come hai detto tu, fare arte richiede un certo tipo di sensibilità che può nascere molto spesso, purtroppo, dai traumi. Per tornare a citare The Truman Show all'inizio, ci fu un'intervista a Jim Carrey di recente in cui ha detto proprio, sto traducendo in maniera letterale quindi magari mi viene un po' male, e lui ha detto proprio, se io non fossi rotto dentro non reciterei. Certo. Quindi wow. C'è sempre una sorta di turbamento emotivo, sia positivo che negativo, che poi appunto porta ad un'esplosione di creatività o di arte. E io questo lo rispetto negli altri con cui ho lavorato, perché loro sono stati in grado di vederlo e di rispettarlo per quanto riguardava me. Grazie, grazie, perché Prego. Questa condivisione è molto, molto preziosa anche lei. Sì, è una cosa che... È una cosa che credo anch'io, mi ritrovo tantissimo nelle parole, cioè mi ritrovo le mie idee nelle parole di Jim Carrey. Sì, no, in realtà mi ritrovo anch'io in parte, come penso ci si ritrovi un po' tutti noi, o comunque tutti coloro che vivono in maniera totale, completa e devota, mi viene anche un po' da dire, sì. La sfera artistica della propria vita, nella quale appunto si riversano i nostri vissuti, le nostre storie, vengono magari poi riscritte, trascritte in chiave metaforica, in allegorie, in tutto quello che vuoi. Però credo anch'io che il motore dell'arte siano emozioni vissute in maniera molto forte. E mi viene quasi da dire che forse le emozioni più forti che più creano, più forti, che più creano poi l'arte di riflesso, siano appunto quelle emozioni che normalmente vengono etichettate come negative, quindi dolore, rabbia, tristezza, paura, traumi, eccetera, eccetera, e che non sono emozioni ma che portano pacchetti di emozioni accessorie. Quindi sì, effettivamente anche in ambito artistico forse non è facile trovare chi sappia vedere questo nel prossimo o rispettare sì. questo nel prossimo. Eh sì, è vero, vero. Sai, grazie. C'è anche, purtroppo poi anche molta strumentalizzazione volendo di queste cose. Però vabbè, questo è tutto un altro discorso. Sì, un discorso parallelo, ma è effettivo. C'è chi, guarda, io te lo posso fare con la musica, c'è chi canta perché l'obiettivo non è cantare, non hai una spinta naturale dentro che ti porta a farlo, ma perché hai un obiettivo di notorietà. Certo, e... appunto. Che uno non vuole, cioè non voglio, non è assolutamente mia intenzione dire che questo sia giusto o sbagliato, però sicuramente una persona che trasmette
una certa qualità, un certo volume emozionale attraverso la propria voce e la propria musica, ti arriva come uno schiaffo in faccia, sicuramente, cioè ti arriva in maniera molto più diretta, molto più efficace, secondo me. Però sai, sono sempre punti di vista personali di chi fruisce poi della musica o dell'arte altrui. Sì. Per cui si entra anche qui, come dici tu, in un campo diverso ancora. Sì. Però il ragionamento che abbiamo fatto adesso mi allaccia a quest'ultima domanda che ti volevo fare, no? Sì. Te la posso fare? Certo. Ok. Ali di vetro soffiato. Come dicevamo prima, no? Si dice, o comunque pensiamo, che l'artista sia dotato di una sensibilità più accentuata, e io a questo punto ti vorrei chiedere se sei d'accordo, ma mi hai già risposto prima, giusto? Sì, sono molto d'accordo. Ok. Ecco, come si preserva, come ci si prende cura della propria fragilità quando si è esposti spesso e magari non poi così tanto volentieri ai giudizi, alle pretese, alle invadenze di chi ti vede come un artista in questo caso, e successivamente invece fra artisti queste fragilità, posto che ci siano ovviamente, vengono viste e rispettate? Allora, come ci si prende cura di questa sensibilità? La risposta, secondo me, è proprio frutto di cinismo, è con la terapia. Perché, insomma, era una cosa che volevo dire prima, non si gioca così tanto con la propria emotività senza poi averne un qualche strascico. Certo. Senza poi cominciare a porsi qualche domanda del tipo: quali di queste emozioni che io sto provando ora sono effettivamente le mie e quali di queste le sto materializzando dal nulla, praticamente? Mm-hmm. Ma questo è tutto un altro discorso. Tra artisti ci si accorge di questa sensibilità? Sì. Il problema poi è cosa decidiamo di farne con queste informazioni e con questa consapevolezza. E come dicevo prima, appunto, che c'era molta strumentalizzazione, con questo intendevo che molte persone, purtroppo mi è capitato di lavorare con diverse persone con questo tipo di sensibilità, insomma, le rigiravano, e queste debolezze le rigiravano a proprio favore. E quindi andando a silurare colleghi attori che magari non avevano lo stesso istinto da squalo, diciamo, perché, come hai detto tu, non facevano arte per il desiderio di apparire, ma solo per il bisogno di esprimere quello che avevano dentro. Mm-hmm. Insomma, capita di trovare queste persone a riviste ambiziose, silurare persone un po' più sensibili per appunto arrivare, per risultare di più, per farsi vedere di più. E quindi mi è capitato purtroppo diverse volte di vedere alcuni attori parlare male di alcuni colleghi, o per invidia o perché magari volevano semplicemente un ruolo per il quale era in lizza magari anche il loro collega, e dire: ah sì, vabbè, ma quello, lo vedi, quello è un po' strano, non c'è da fidarsi, perché non sai mai magari quello che pensa, capace che quello da un giorno all'altro si fa venire qualche turba psichica e ti molla così, invece chiama me che io sono molto più affidabile. Pensa a te. E purtroppo succede, ma succede sempre, sai quanti, questo è proprio la, credo, il lamento condiviso di molti artisti, no? Sentirli dire: guarda, lì c'è quello lì che sta facendo quella cosa solo perché quello ci ha avuto magari la faccia tosta, sai, di fare mille telefonate e di andare a riempire quelle lacune di talento, magari con un po' di arroganza e un po' di anche cattiveria nei confronti dei colleghi. E ti sarà capitato magari anche a te, sai, nella musica, vedere perché quello o quella sta cantando in quel locale e magari è incapace, e però la pagano e la vedono in mille, e tutti questi mille che vedono questa persona, che sentono questa persona, non si rendono conto che in realtà è incapace, no? Perché magari tutto questo è coperto da questa sicurezza di sé che ad altri magari manca, no? Esatto, esatto. Questa sensibilità di cui parlavamo prima spesso viene anche con quello che io ritengo sia una
una qualità fondamentale, cioè proprio un requisito di base per fare questo mestiere, che è l'umiltà. L'umiltà di esporsi appunto al giudizio altrui, l'umiltà di rendersi conto che c'è sempre, sempre, sempre da imparare, perché tu magari puoi fare questo mestiere, per dire, puoi fare l'attore per 80 anni, no? Hai iniziato magari a 10 anni, arrivi a 90 e poi magari c'è un ragazzetto che appena è iniziato, che però una battuta sola, una sola magari, o una sola parola la sa dire meglio di te. E quello è il momento in cui anche tu a 90 anni impari, ma devi avere questa umiltà di essere in grado di vedere, di riconoscere quando c'è qualcuno che è più bravo di te, no? Certo. Spesso l'umiltà a volte è un po' un'arma a doppio taglio, perché ti porta a dire: io però sono un incapace e gli altri sono molto più bravi di me, quando magari invece a questi altri manca semplicemente l'umiltà e sono più bravi, sì, ma solo in una cosa particolare, che è il sapersi vendere. E così facendo, vuoi o non vuoi, danneggi chi effettivamente è più umile di te, che magari non ha questo fortissimo bisogno di apparire, ma vuole solo esprimersi. E è anche per questo che io mi sono un po' tirato indietro dal mondo della recitazione teatrale, perché mi era venuto un po' di rifiuto nel vedere che anche in un mondo piccolo, come era quello della commedia romanesca nel quale lavoravamo noi, quindi in un teatro abbastanza piccolo, insomma da 200 posti, cioè vedere anche in quell'ambiente persone disposte proprio a vendersi tra di loro per sentire un applauso un po' più forte, nemmeno una questione di, non so, guadagno maggiore o possibilità maggiori di lavoro o opportunità di essere vista ancora di più, magari a livello nazionale, proprio sentire l'applauso più forte alla fine, sentire quel bravo, ma non solo, non è solo quello, ma il dire anche: mi hanno fatto l'applauso più forte a me che a quell'altro stasera, hai sentito? E questa è una cosa che, ti giuro, a me faceva gelare il sangue. E poi vabbè, arrivato pure insomma a 30 anni, che è un'età un po' così, in cui probabilmente molti di noi si sono posti delle domande, io ho detto no, quando ho cominciato a sentire la nausea mentre andavo a teatro, ho detto: adesso è il momento di tirarmi indietro da questo ambiente che per me è tossico completamente. E quindi che ho fatto? Mi sono rinchiuso ancora di più in me stesso, in uno studio buio, a leggere storie ad alta voce. Ma sai, questa tua risposta mi fa tornare immediatamente alla prima domanda che ti ho fatto e alla prima risposta che mi hai dato, perché credo che in qualche modo sia un po', spero che non sia arrogante quello che dico, ma un percorso di maturità, non solamente artistica, emotiva, mi viene da dire, no? Sì. Quando tu impari a domare i demoni che hai dentro, no? Ci fai pace e quelli non ti prendono più a spallate per uscire, perché tu li stai facendo uscire in qualche modo. Sì. Forse cambia anche il modo in cui accetti di essere visto, essere apprezzato, non che questo non ti faccia girare le palle quando ti devono girare, assolutamente. Sì. Però magari ti fa scegliere un po' in maniera più consapevole che tipo di persona vuoi essere o che tipo di artista vuoi essere. Perché sai, quando sei preso dalle emozioni che hai dentro, dicevi tu prima della terapia, e non è, cioè mi trovi assolutamente d'accordo, non è scontato. E non è difficile che persone molto artistiche abbiano effettivamente dei demoni proprio interiori. Sì. E se non lo sai e continui a far sì che siano loro a guidarti in quello che fai, la storia ci insegna già che tipo di panorami possiamo avere davanti, che tipo di scenari ti si possono porre davanti, che tipo di fine anche, mi viene da dire, si possa fare. E nei casi estremi, questo ovviamente. Nei casi non così estremi, credo che semplicemente la cosa possa tradursi con un bisogno così grande, così forte di continuare ad essere visto, che ti rende completamente cieco, un po' ti blocca l'empatia nei confronti degli altri, no? Sì. E ti lascia introiettato dentro, perché non c'è stata quella maturazione interiore, e quindi non sto parlando di maturazione in senso intellettuale, proprio emotiva. Okay. Certo. Quindi l'aver dato spazio a quelle parti di te, averle prese in carico, averle riconosciute, averle fatte evolvere e poi averle lasciate sbocciare in qualche modo.
sei continuamente introiettato nei tuoi bisogni, dentro di te, laddove tu hai bisogno di esprimerti ed esisti solo tu e non lo vedi neanche l'altro. Esatto. E senza questa consapevolezza, no? Uno poi non sarà mai in grado di uscire da questa spirale, perché ci sarà sempre qualcuno un po' più bravo di noi che diventa l'oggetto delle nostre mire e del nostro odio, no? Mm-hmm. Sì. Io posso anche superare quello che per me adesso è il mio obiettivo più vicino, perché penso, perché lui magari è più seguito di me quando io so di essere più capace. Quando poi io, metti caso che per un motivo o per un altro, magari per ritiro di quella persona o per una botta di fortuna, dovessi superare questa ipotetica persona, sicuramente poi ne troverò un'altra più avanti. Perché il problema non sono appunto le persone che io ho di fronte, il problema sono io. Sono io che soffro di un'insicurezza e di un'insoddisfazione che per me è molto più facile proiettare verso gli altri che non verso me stesso e affrontare i problemi che affliggono me stesso. Sai quanti magari attori pure arrivano, ne ho visti alcuni anche, ho avuto, io adesso la definisco una fortuna di lavorare con quest'attore di più di 60 anni, continuavo a dire io sono 40 anni che faccio questo mestiere e mi dovete ascoltare, bla bla bla. Io dentro di me pensavo, io ascolto sempre tutti, però uno che mi urla contro no, ma soprattutto la domanda che mi facevo era, se dopo 40 anni di carriera lui lavora nel teatro dove lavoro io a inizio carriera, uno dei due si trova dove non deve essere, evidentemente, no? O sono io che sto troppo avanti o magari lui è rimasto indietro. E quindi io l'ho presa appunto come una fortuna aver avuto l'incontro con questo attore, perché mi sono reso conto di questa fortissima frustrazione che lo portava avanti, di cui lui non si rendeva conto, che lui pensava sempre di essere, sai, magari il più bravo di tutti, destinato sempre a cose maggiori, e magari si trovava in quel momento solo perché gliel'aveva chiesto il suo amico di recitare in quella cosa, ma c'era una fortissima insoddisfazione che io avevo notato, e per me è stata anche quella un'occasione di per imparare, no? Come dire, non voglio arrivare a quel punto, cioè se arrivo a 60 anni che odio ancora le persone tutte intorno a me è perché non ho fatto alcun tipo di percorso introspettivo, che altrimenti io immagino che avrebbe vissuto in maniera un po' più tranquilla. E quindi questo anche ti aiuta, no? Perché io ho capito che per quanto possa essere facile, perché i nostri demoni appunto ce lo suggeriscono, di dirigere tutto il nostro odio e le nostre insoddisfazioni verso una singola persona o verso una singola anche cosa o entità, dobbiamo fare la cosa più difficile, appunto analizzare noi stessi e renderci conto che se magari non brilliamo quanto dovremmo, o perché non ci stiamo impegnando abbastanza, o perché magari le nostre aspettative sono sbagliate, magari non siamo mai stati destinati a brillare nel modo in cui magari ci aspettiamo noi stessi, no? Certo. Ma questa è una cosa molto difficile, e io stesso, onestamente, per tornare un attimo ad una cosa che avevi detto tu, io stesso ero vittima di queste cose quando ero giovane, avevo iniziato a lavorare in teatro appunto a 18-19 anni. Dicevo, io farò l'attore teatrale e mi alzerò tardi tutti i giorni, vado a teatro la sera, guadagnerò un sacco di soldi e sarò fighissimo. Poi cominciavo a rendermi conto, sì, però se fa la fame in questo teatro, allora cominciavo a dire, no, la colpa è di questo qui che ci sta sfruttando e io merito di fare molto di più. Poi vedevo altri che la pensavano come me, che invece poi erano stati fatti fuori. E io stesso pensavo, diventerò un attore bravissimo, e quando magari vedevo, e questa è una cosa che purtroppo ancora mi porto ancora un po' dietro, ma giusto a livello, diciamo, di strascico, vedi magari un attore della tua età o più giovane che è in televisione e dici, guarda che cane questo, dovevo esserci io al posto suo, no? Poi invece una parte di me dice, sì, ma se tu non sei mai andato a fare un provino, non hai mai alzato il telefono, non hai mai mandato un curriculum, ma perché dovresti starci tu lì al posto di questo? Che magari lo vedi adesso a 20 anni che sta lì in televisione, ma magari so 15 che si smazza da morire per essere arrivato lì. Quindi è tutto un percorso interiore che io credo di aver affrontato e che continuo ad affrontare, però le invidie purtroppo fanno parte dell'animo umano.
Siamo esseri umani, non siamo assolutamente illuminati e credo che forse il filone portante in tutto questo possa essere il rispetto o comunque il tentare di rispettare sempre gli altri esattamente come rispettiamo noi stessi, no? Sì, cioè, anzi, adesso, di più. C'è una frase molto bella che ora io non ti so ripetere in maniera precisa, che fondamentalmente dice: quando incontri qualcuno sii gentile, perché non hai idea delle battaglie che stia combattendo dentro, no? Sì. E adesso non era esattamente così, ma il significato è questo, ed effettivamente è così. Io dentro di me ho tutta una serie di battaglie e non posso pretendere che gli altri le rispettino se io non sono in grado di rispettare quelle altrui. Sì, soprattutto perché una persona al momento dell'incontro con te ha vissuto un'intera vita, e di cui tu non sai nulla. Esatto. Capito? Quindi è difficile a volte ricordarsi questo e dire: perché questa persona non mi ha risposto al telefono? Perché mi ha trattato così? E che ne sai perché? Cioè, possono esserci mille motivi, però... appunto, come dicevo, l'umiltà e l'introspezione sono caratteristiche fondamentali, non tanto anche solo per questo lavoro, ma proprio per vivere in generale. Però a quanto pare non sono delle qualità molto diffuse, purtroppo. Edo, io ti ringrazio tantissimo per averci tenuto compagnia. Grazie a te, Vale. Per aver risposto a queste domande. Io mi rendo conto che sono domande un po' panettoniche, però sono contenta che tu abbia risposto a tutte e che abbia risposto così tanto a tutte. Quindi ricordo. Guarda, che... Dimmi. No, ti dicevo, rispetto ad altre domande che magari spesso mi vengono fatte, del tipo: qual è il tuo cibo preferito? Cosa mangia un narratore la mattina prima di andare in studio? Il latte coi cereali, che vuoi che mangi? Quindi, nel senso, sono domande per me molto molto stimolanti. Quindi, anzi, ti ringrazio io per avermele fatte. Che bello, grazie mille. No, comunque, di quello che mangio al mattino sinceramente non mi interessa molto, e anche, ti devo dire la verità, dell'aspetto tecnico del tuo lavoro mi interessa molto a livello personale, perché siamo pseudo colleghi, sì. Ma ho rispetto dei tuoi spazi, dei tuoi metodi, no? E soprattutto sono anche qui in zona Bergamo, mi hanno insegnato tanti anni fa l'undicesimo comandamento, che è arrangiarsi. Sì. Quindi ho sviluppato nel tempo l'abitudine prima di cercare poi di chiedere, se proprio vedo che non capisco, no? Quindi non era esattamente tra le mie curiosità chiederti dettagli normali, tra virgolette, o tecnici della tua vita artistica. Mi interessava proprio arrivare al cuore mi interessa arrivare al cuore delle persone, quindi... Grazie per esserti prestato a tutto questo. I tuoi link e i tuoi contatti li lascerò nell'info box di Spreaker e di YouTube. Se hai però qualcosa da dire tu a riguardo, vuoi dire come ti possiamo contattare, come ti possono contattare, dove ti trovano più che altro, ti lascio lo spazio di farlo eventualmente. Allora, guarda, io sono abbastanza presente sui vari social, naturalmente. Ora, in YouTube credo non dia più la possibilità di mandare dei messaggi direttamente tramite YouTube ai creator, però c'è la pagina Instagram Menestrandis, la pagina Facebook Menestrandis Audiolibri, poi sul sito menestrandis.it c'è anche un form da compilare per mettersi in contatto con me o con altre persone, insomma, del team, e quindi, insomma, sono abbastanza facile da trovare, ecco. Ok, d'accordo, Edo. Ti chiederei in chiusura, così per chiudere la puntata, se ti va e se ne hai una frase che per te ha un profondo significato, o una citazione anche, va bene, da un libro, da un film, da quello che vuoi, qualcosa che secondo te potrebbe essere utile alle altre persone. Allora, utile non lo so, e intanto la sto cercando. È ti una preso frase... la sprovvista con questa, eh? Sì. È una frase che viene da un romanzo di Steinbeck, che è veramente il mio autore preferito. Mm-hmm. E adesso te la sto cercando, tant'è che questa parola, questa singola parola che
fa parte di questa frase che andrò a leggere, se la trovo. Me la vorrò effettivamente tatuare, prima o poi. Ok, allora, questa è solo un estratto che viene appunto dal romanzo La Valle dell'Eden di John Steinbeck, in cui dei personaggi si ritrovano a discutere non solo della Bibbia, ma di due diverse traduzioni. Una appunto l'originale, diciamo, in ebraico, e l'altra che è la traduzione di Re Giacomo della Bibbia. E c'è una fondamentale differenza tra queste due versioni che, insomma, adesso leggo questo piccolo passaggio. La traduzione americana della Bibbia ordina agli uomini di trionfare sul peccato, e il peccato si può chiamare ignoranza. La traduzione di Re Giacomo fa una promessa con quel «tu avrai», intendendo che gli uomini trionferanno sicuramente sul peccato. Ma la parola ebraica «timshel», «tu puoi», implica una scelta. Potrebbe essere la parola più importante del mondo. Significa che la via è aperta. Rimette tutto all'uomo, perché se tu puoi, è anche vero che tu non puoi. Quando io ho letto questa frase la prima volta sono rimasto veramente folgorato. Ma infatti è bellissima. Ed è per questo che appunto voglio tatuarmi la parola Timshel da qualche parte sul corpo. Devo ancora solo capire dove. Perché sai, purtroppo essendo un attore non posso avere dei tatuaggi visibili. Sarebbe un po' un problema. E poi questa è una parola che torna molte volte nel romanzo. Perché veramente tu puoi, non è tu devi. Perché nella versione inglese era scritto appunto, che io l'ho letto in inglese, è you will triumph over sin. E qui invece è you may, poi, quindi tu devi, tu trionferai, oppure tu puoi trionfare, che è, come appunto diceva Steinbeck, non ho bisogno di ripetermi, ti apre veramente un mondo, quindi sarà il mio motto appunto. Ti manderò una foto quando me la tatuerò. Assolutamente sì, grazie, che poi è molto collegata al discorso del libero arbitrio, giusto? Certo, sì. Quindi, va bene, quindi allora con questo tu puoi, con questo Timshel, giusto? Ho pronunciato bene? Noi ci salutiamo e ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie mille. Ciao. Volevo fare il cantastorie torna ogni domenica mattina alle 11 sul canale Spreaker, quindi podcast, e YouTube, La Musifavolista Audiolibri. Se hai storie da raccontarmi o vuoi rimanere in contatto con me, mi trovi sul sito lamusifavolista.com.